Ben ritrovati, buon tutto. Sono qui in studio a parlare con l'onorevole Mimmo Turano, assessore regionale alla pubblica istruzione e alla formazione. Parleremo anche di candidature alle europee, di politica in generale, sia provinciale che regionale. Affronteremo anche questioni nazionali, chissà, con lui tutto è possibile. E quindi, essendo che in studio ho l'onorevole Turano, non posso che cimentarmi, insomma, a trasformarmi. Parce que maintenant nous avons dans l'étude des télésud, Monsieur Mimmo Turano, che è candidato au Parlement européen. Good afternoon, Mr. Turano, how do you do? Very well, per ora ci fermiamo qua. Intanto buonasera a tutti. Perché questa simpatica, spero, insomma, introduzione. Sì. Intanto perché così faccio capire che quattro file di lingue me li mangio, ma soprattutto ora, al di là degli scherzi. Turano è sempre stato, specialmente negli ultimi 10 anni, ma nelle ultime due o tre candidature, sempre innovativo, sempre. Lui è una persona molto intelligente, obiettivamente, altrimenti non sarebbe in auge da politico per tutti, non sarebbe stato in auge per tutti questi anni. Ma dimostra anche una verve, un'intelligenza e una capacità di comprendere le dinamiche contemporanee molto all'avanguardia rispetto a tanti suoi colleghi politici. Che ha fatto l'onorevole Turano? Siccome probabilmente, alla data di oggi dobbiamo dire così, ma conoscendolo certamente sarà così, probabilmente però oggi sarà candidato alle europee, ovviamente con il partito che lo rappresenta in questo momento, quindi la Lega di Salvini, e quindi Prima d'Italia. E allora, visto che vuole cimentarsi a Bruxelles, ha fatto questo spot che gira sui social dove lui parla quattro lingue: inglese, francese, spagnolo e tedesco. Ah, fantastico! Io inizio, Mimmo Turano parla quattro lingue. E poi lui, intelligentemente, in maniera molto sorniona, spiega ed entra nel merito della campagna elettorale. Dice: guardate che sì, mi state sentendo parlare quattro lingue, ma è tutto merito dell'intelligenza artificiale. Ma l'intelligenza artificiale non basta per risolvere i problemi del territorio. Complimenti, davvero proprio complimenti, c'è cioè uno spot number one. Sul serio, davvero, credo che nessuno possa dire diversamente, intelligente, funzionale e anche entra nel merito delle questioni appunto moderne dell'intelligenza artificiale e del fare politica nell'era dell'intelligenza artificiale. Ma come ti spiaccia questo spot? Sono sincero, qua ci sono due diversi parametri che si contendono un primato. Da un lato l'intelligenza artificiale, che può essere utile per affrontare alcuni problemi o risolvere qualche problema. Dall'altro l'intelligenza umana, che non può essere archiviata, che non andrà mai in soffitta, che voglio dire, sfida la tecnologia cercando di risolvere i problemi delle persone e del territorio. Ora, io non so parlare nessuna lingua. E questo è un problema, però Ogni vabbè. tanto qualcuno l'ha scritto in italiano, commetto pure qualche errore, no? Sì, ho visto pure la simpatica verve ironica appunto dei E ragazzi quella è dell'ora irriverente, sì. soltanto ironica e irriverente per la semplice ragione che non ho commesso nessun errore. E poi ogni tanto oramai mi sono, come dire, dedicato alla lingua siciliana, che considero un patrimonio importante, ora spiego perché. Assolutamente sì. E quindi ho detto: Picciotti, io non so parlare nessuna lingua, e deve essere chiaro, proprio nessuna lingua oltre all'italiano. Però so rappresentare un territorio. E so che a questo territorio oramai il luogo comune è quello di fare dispetti. E questa cosa io non l'accetto e sono pronto a metterci la faccia. In maniera brutale, entriamo subito Vogliamo subito quindi nel affrontare la merito. questione candidature e poi Nel parliamo me di no, questioni no, guarda, regionali. ci vuole poco, ci vuole poco. In provincia di Trapani, noi l'ultima volta abbiamo subito una violenza indicibile, che i cittadini, secondo me, non solo non devono dimenticare, alla quale devono replicare in maniera massiccia. La provincia di Trapani è esclusa dal Parlamento nazionale. Le cose si decidono. Se le cose sono comunali, si decidono al comune. Se sono regionali, si decidono alla regione. Se una vicenda non si può risolvere al comune o alla regione, si risolve a Roma. Come
Cosa pensiamo di realizzare una grande infrastruttura senza avere la forza del governo nazionale o del governo regionale che ci aiuta? È mai possibile risolvere il problema dell'alluvione dove Trapani ha subito un danno, perché per quello che è successo è stata una cosa veramente che grida vendetta, facendo pagare più tasse ai trapanesi per ristorare quelli che hanno subito il danno? Non credo che sia giusto, anche perché nelle altre parti d'Italia non succede questo. Ma se poi a Roma non c'è nessuno che ci rappresenta, i problemi non si risolvono. E siccome è successo che un anno e mezzo fa, i partiti, tutti, io non guardo destra e sinistra, io parlo e parlo anche contro la mia coalizione, tutti i partiti hanno deciso di prendersi voti e di, come dire, non guardare alle esigenze di un territorio. Ma la cosa grave è che lo hanno fatto pure dopo, perché l'arroganza di un partito sempre della mia coalizione, come Forza Italia, che candida Marta Fascina, o l'arroganza del PD, che non trova un solo dirigente in provincia di Trapani da candidare, e candida la Furlan, o l'arroganza del Terzo Polo, che candida Carlo Calenda, è, come dire, un atto di arroganza che delegittima un territorio. E vado oltre. In questi due anni, hai mai sentito parlare solo una volta Marta Fascina, la senatrice Furlan? Ma almeno la Furlan è venuta qualche volta. Oppure Calenda della provincia di Trapani? No. Cioè, ripeto, almeno però per si sono candidati qua, chiedo scusa, in maniera brutale, si sono candidati. Non sono venuti. Poi, per me, non significa venire qua a prendere un caffè a Trapani per dire sono stato a Trapani. Certo, io se vado a Torino a prendere un caffè, mi sono preso un caffè a Torino. Se invece sono eletto a Torino, devo capire i problemi di Torino e sapere le soluzioni da adottare. Quindi per me Furlan è venuta a prendersi un caffè. Calenda non è mai venuto. Non sono venuti. Si sono candidati. Hanno preso i voti. Se ne sono andati e non si sono occupati di questo territorio. E basta. Così non funziona. Ognuno fa il suo, eh? Io non è che la mia proposta è convincente, ma io l'ho fatto al Senato con questo spirito. E nonostante abbia vinto il collegio, non sono diventato senatore a difendere il mio territorio, perché la legge elettorale è quella che è. E ora ci sono le europee, vediamo che succede. Quindi è con lo stesso spirito che candidi. Sì, ma posso dire una cosa, siccome stiamo registrando una trasmissione e ancora le liste non sono complete, io spero, certo, che qualcuno pensi di mettere un candidato locale. Poi il candidato dell'ultimo minuto lascia il tempo che trova, voglio dire, non è una candidatura, diventa un riempitivo, un tappabuchi, ma la provincia di Trapani è riempitivo. La provincia di Trapani è tappabuchi, perché se noi vogliamo questo possiamo continuare così come qualcuno ha deciso. Se non lo vogliamo ci mettiamo la faccia e decidiamo di votare un candidato che rappresenta questo territorio, che, non voglio parlare bene di me, cretino non è e brutta figura non fa fare. Lo dico convinto, perché ci metto la faccia e vado oltre. Questo voto va dato a prescindere dal partito. Il partito non mi piace, l'ideologia non mi rappresenta, non sono questi i miei valori. E i valori invece nei quali ti rappresenti, che ti piacciono e che garantiscono la tua idea, poi servono per curare il tuo territorio? E picciotti, ma di cosa stiamo parlando? Qua è un fatto di delegittimazione, non di una classe politica. Perché ci può stare pure, la classe politica del mio partito non rappresenta nessuno e quindi io non candido nessuno. È la delegittimazione di un territorio, di una provincia, come se noi siamo diventati feudo. Va bene, vota, ogni tanto vai in campagna e ci faccio una paccarella sulle spalle e le cose vanno bene lo stesso. E neanche questo hanno fatto. Ma magari una vota un intervento al Senato, dice c'è stata l'alluvione a Trapani. Oppure La siccità. Oppure, che fa? Mettiamo le scure nucleari a Trapani. È un rappresentante di questo territorio che dice non sono d'accordo. Noi siamo diventati questi?
Io non lo accetto, ci metto la faccia e combatto, e combatto. Poi vediamo, i cittadini mettono sempre ordine con il loro voto, io rispetto sempre, come dire, il loro indirizzo. Senti, ecco. Onorevole, non possiamo fare finta che non ci sia una vicenda purtroppo di cronaca di questi giorni, quella legata all'onorevole San Martino, insomma lì, ti chiedo di commentare. Ma guarda, tutti sanno che Luca San Martino milita nel mio stesso partito ed è amico mio. Certo. È una vicenda che col tempo, e io spero in un tempo ragionevolmente breve, sarà chiarita. Non entro nel merito della vicenda perché non conosco... No, politicamente, infatti ti chiedo un commento politico. Politicamente dobbiamo registrare che ogni tanto la tempistica ci lascia disarmati. Però voglio dire, sarebbe banale da parte mia derubricare il fatto a mera sciocchezza o ingigantire il fatto. Io ho profondo rispetto. In questo momento sei il rappresentante principale del tuo partito. Ma guarda, questa cosa non è che mi fa onore, perché uno diventa il rappresentante principale perché un altro impedimento non ne avessi le facoltà prima. Dico, però ci sono anche delle cose. Io sono uno che sa stare al mio posto. Infatti, cerca di garantire il proprio territorio, cerca di amministrarlo con trasparenza, cerca di soddisfare la comunità che lo ha eletto. Cioè, oramai bisogna vergognarsi. Una comunità elegge un rappresentante e tu ti devi vergognare di rappresentare quella comunità. Perché? Perché qualcuno a Roma pensa che noi non abbiamo diritto qua ad avere un rappresentante. E noi in provincia di Trapani un europarlamentare non l'abbiamo mai avuto. Un europarlamentare, aspetta. No, non è vero, Ignazio Corrao, sì, diversi abbiamo avuti. No, soltanto Ignazio Corrao, che ha lavorato bene. Eleonora Lo Curto per un breve periodo. Ma è sempre stata... Per un breve periodo, per 9 mesi. Bartolo da Lampedusa, non è provincia di Trapani. Sì, una cosa ognuna. Ma stai attento, il Parlamento europeo non è una cosa dove si decidono gli interessi di un piccolo territorio. Però non avere la rappresentanza di quel territorio significa non vedere lontano. Sono più chiaro. Se a Bruxelles decidono che tutti devono comprare le macchine elettriche e lo decidono oggi, fra 10 anni, quando la direttiva sarà esecutiva, non si potrà più cambiare e tutti avranno le macchine elettriche. E siccome nel mio territorio, se decidono che si deve fare per esempio il fotovoltaico e si può fare ovunque e comunque, poi significa rovinare il paesaggio del mio territorio, io voglio dire la mia e voglio dire che non sono d'accordo. Sai che mi tocca fare l'avvocato del diavolo. Ci credo e sento che lo stai dicendo con grande sincerità e con grande trasporto quello che hai appena affermato. Però la domanda va fatta. Stessa sincerità, stesso trasporto, stesso impegno, finora l'ha denotato in questi anni da assessore, sia passata legislatura che quando ti occupavi di attività produttive che questa volta che ti occupi di formazione e pubblica istruzione. Ma che significa? Allora ti sei stancato? Non trovi più stimoli a fare l'assessore regionale per andare in Parlamento europeo? No, dobbiamo essere chiari. Io sono felice di quello che faccio, non mi posso lamentare di niente. E la mia vita politica è stata una serie di successi su cui ho un solo padrone, che sono gli elettori che mi hanno votato e tutti gli elettori della provincia di Trapani. Io sono stato confinato in questo territorio, ho fatto la mia, come dire, parte, ma la vera parte l'hanno fatto le persone che mi hanno sempre eletto. Poi ho rappresentato sempre tutti. Tu pensi che io non voglia continuare a fare questo tipo di lavoro? Assolutamente sì. Però questo non significa che dinanzi ad una legittima, come dire, presa di posizione personale, del mantenimento di un ruolo, se si ha il consenso delle persone, di un ruolo politico, e la scommessa di difendere un territorio che subisce una violenza, tu debba decidere la via più facile. Io ho deciso la via più complicata. Io non mi sono candidato al Senato perché ero stanco di fare il deputato regionale. Mi sono candidato al Senato perché la provincia di Trapani ha diritto ad avere il proprio rappresentante. Che ci è stato tolto, lo ribadisco. E non mi sto candidando alle europee perché parlo 4 lingue, perché non le so parlare. Mi sto candidando perché voglio difendere il mio territorio. E perché...
sul Vicchiarì non me ne faccio fare. Ecco, così parliamo. Sì, però onorevole, il candidarsi al Senato ad essere eletti, nel tuo caso significa rappresentare la circoscrizione Isole, Sicilia sì, e Sardegna. Sì, certo. Sei diventato esperto pure delle questioni sarde? No, assolutamente. Perché lì vale lo stesso discorso della fascina che tu hai menzionato prima. Certo, valgono. E siccome valgono in tutta nella circoscrizione, io non penso di prendere voti in Sardegna. E comunque non andrò in Sardegna a fare campagna elettorale. Io sono ancorato ad un territorio. Però i sardi hanno i loro rappresentanti in lista. E quindi possono votare qualcuno che rappresenta quel territorio. E ci sta. E se vincono fanno pure bene. Io mi lamento del fatto che i partiti di qualunque schieramento decidono di non mettere un nostro rappresentante in lista. Guardati le liste la prossima settimana quando saranno ufficializzate e vedrai che troverai candidati di Palermo, candidati di Agrigento, candidati di Catania, candidati di Caltanissetta, candidati di Messina, candidati di Siracusa, troverai tutte le province presenti, tranne Trapani. Nico, ogni tanto, a prescindere dal partito e a prescindere pure dal mio partito, fare le corna al proprio partito fa bene, quando il tuo partito non rappresenta il tuo territorio. Vuole rappresentare i tuoi valori e poi lo fa mortificando il tuo territorio. E poi noi restiamo con un ghiaccio in testa che non c'è nessuno che ci difende. Non funziona. Cioè, vuoi fare il paladino? No, io non è che sono preso da divino furore. Voglio lottare come sono abituato a fare per difendere il mio territorio, la mia provincia. Cosa andresti a perorare in Parlamento europeo? Sta attento. Poi decidono i cittadini. Su questo non c'è dubbio. No, è importante. Ah, è importante. È fondamentale. Che non è, voglio dire, uno è Sandokan oppure un Superman oppure una persona che sfida tutti. No. Poi decidono i cittadini e i cittadini si affidano con il proprio voto a qualcuno che li possa rappresentare. Io devo dire, onestamente, in questo lungo periodo di consenso ho cercato sempre di fare il mio dovere correttamente. Senti, cosa andresti a perorare? Quali cause, quali problematiche andresti ad affrontare in maniera principale e di petto? No, vedi Nicola, è una domanda ingannevole. Non so, questi sono spot elettorali. Se salgo dirò questo, se salgo faccio questo. No, da te non mi aspetto spot elettorale, mi aspetto davvero da me. Tu mi snoccioli le tematiche principali sulle quali bisogna combattere. E uso a proposito il termine combattere. Nicola, tu pensi che la nostra provincia, e parlo della nostra provincia perché non voglio mancare di rispetto a un emittente come Telesud, che ha una diffusione che va oltre i confini provinciali, però è radicata sul territorio, possa essere contenta di come vanno le cose? Io te lo dico io. Il comune senza la regione non fa tantissimo. Le province sono state di fatto cancellate e dobbiamo lavorare per rimetterle. La regione senza i soldi dell'Unione Europea non può fare nulla. E l'Unione Europea, quando dà le risorse, deve avere una visione che deve essere generale, ma deve rispettare tutti i territori. Altrimenti poi le lobby di altri partiti e di altri governi indirizzano le strategie di sviluppo verso altri segmenti. E noi veniamo penalizzati, stai attento. Facciamo un esempio. Io sono stato uno che nel corso degli anni, e lo rivendica con orgoglio, ha sempre lavorato per creare una sorta di tutela degli aeroporti minori. E quando io ero presente alla provincia, il picco dei passeggeri che si è registrato a Birgi ancora non è stato mai superato. Lo dico, non è soltanto un lavoro mio, perché ho trovato un tavolo, diciamo, apparecchiato anche dai miei predecessori. Sarebbe oggi disonesto dire Turano ha fatto tutto. No, prima di me aveva lavorato Tonino Dalì e prima di Tonino Dalì aveva lavorato Giulia Adamo. Io poi sono arrivato, per una serie di circostanze, sono riuscito a portare l'aeroporto che superasse 2 milioni di euro di passeggeri.
2 milioni di passeggeri, non di euro. 2 milioni di passeggeri, scusami. La prossima settimana, con il nuovo Parlamento, si porrà il problema di come regolamentare il traffico aereo e di come tutelare alcuni territori. E se qualcuno lì non rivendica il posizionamento strategico della Sicilia, che è periferica ed insulare rispetto ad altri territori, noi perdiamo un'altra partita. Perché poi io, da Presidente della provincia, ho dovuto costruire alchimie per costruire una delibera che potesse sostenere l'aeroporto, quando io penso che sia un nostro diritto. E il nostro diritto lo dobbiamo contemplare col diritto europeo. E per i trasporti il diritto europeo deve prevedere che un cittadino della provincia di Trapani può andare a Bruxelles, a Londra, a Parigi o a Berlino o a Milano senza dissanguarsi. Tutto bello, tutto condivisibile, ma tu sei in un partito che sta facendo dell'autonomia differenziata un'arma che danneggia, dicono quelli che se ne intendono il sud d'Italia. Poi vediamo, quelli che se ne intendono dicono che l'autonomia differenziata spezza l'Italia in due. Io dico che l'Italia è spezzata in due. E quindi aggraviamo ulteriormente. No, io dico che l'Italia è spezzata in due e ora c'è pure l'arroganza di non permettere a alcuni territori di essere rappresentati. Poi vedremo se io faccio il cameriere di qualcuno. Io non sono cameriere di nessuno. E in politica l'ho dimostrato, ho scelto sempre il meglio, a prescindere dalla destra o dalla sinistra. Ridicolo, ridicolo. Posso dire, il dibattito di questi giorni è surreale. Io sono antifascista. Ma vado oltre, io sono pure anticomunista. Ma sti fascisti che mi fanno spaventare se non faccio quello che dicono loro, dove sono? Dove sono? Tu ne conosci, io neanche uno. Ci sono persone che difendono un'idea e io non la condivido. E non è che voglio dire mi rompo le legnate. Quindi radicalizzare il ragionamento su questo è ridicolo, ridicolo. Per ora si dibatte a sinistra se il nome della Schlein va messo nel simbolo perché unisce o divide. Bella minchiata! Ma come si fa a parlare di queste cose? Diretto, come si fa a parlare di queste cose? Abbiamo a nord una guerra, a sud un'altra guerra, siamo nel centro del Mediterraneo. Abbiamo una visione strategica del Mediterraneo che dobbiamo sapere cogliere, perché ora il traffico marittimo avrà una crescita incredibile. E noi parliamo se il nome della Schlein unisce o divide, se Tizio è antifascista o fascista. Ragazzi, a me sembra che si è perso il lume della ragione della politica. E questo, ripeto, non lo faccio per apparire uno... Quindi tu dici, non sono il cameriere di nessuno, poi vediamo come mi posiziono sulla questione dell'autonomia differenziata, allora immagino che un ragionamento similare tu lo faccia poi, qualora diventassi eurodeputato, per esempio, sul sovranismo in generale. Certo. Perché qualcuno pensa che io ho perso la mia anima democristiana. Ma dove siamo arrivati? Io sono contro tutti i sovranisti. Contro tutti. Sono pure però per cambiare alcune regole di questa Europa che non sempre dà spazio a tutti i territori e dà la stessa opportunità a tutti i territori. Vedi, la Democrazia Cristiana, e che oramai è un solo ricordo, e ora lo spiego perché, è stato un grande partito perché ha saputo costruire un'Italia che geograficamente è un paese stretto e lungo, fatto di mille differenze e l'ha saputo tenere assieme. Qualunque partito pensa di costruire steccati ideologici, sbaglia. Io che sono una persona che qualcuno si dice si fa così, no, si fa come si può fare in provincia di Trapani, difendendo il proprio territorio, il che non significa essere saltafosso, perché ci metto la faccia io, no? Non c'è una sola responsabilità. Però, onorevole, entrare in un partito significa anche sposarne
non dico al 100%, ma in gran parte, in buona maggioranza, le ideologie, le direttive, le indicazioni, i percorsi. Chiedo scusa. Cioè, detto così, se io fossi Calderoli, dico, mi preoccuperei, dico, ma sto Turano... Che Calderoli si preoccupa di Turano? A me piacerebbe. Qual è per il dire, Calderoli, no, voglio dire, per qual dire è Salvini, dico, io mi preoccupo se gli abitanti alla provincia di Trapani, oggi presi dal sentimento o dal valore dell'appartenenza idealistica a un partito, decidono di non votare o decidono di votare di nuovo qualcuno che poi non rappresenta questo territorio. Ripeto, fino a volta sanno insegnare tutta l'educazione. Noi non siamo un feudo, noi non siamo messi in un posto dove non possiamo difendere i nostri interessi e i nostri territori. E per fare questo abbiamo bisogno dei nostri rappresentanti. Stai attento, vale pure per gli altri partiti che hanno candidato altri abitanti del luogo, per l'amor di Dio, se ognuno, poi ci confronteremo per capire se sono candidature civetta o se sono candidature che possono arrivare. Ma il messaggio mio è chiaro. Io non c'è dubbio che sono un uomo di centrodestra. Non rinnego la mia appartenenza. Ma quando il centrodestra mi vuole imporre cose sbagliate, me ne frego e vado avanti per la mia strada. E l'ho sempre dimostrato. E se qualcuno del centro-sinistra pensa di decidere le sorti autonomamente, deve fare conti con me, perché io non sono omologato. Io sono Mimmo Turano. Stavolta bisogna votare la persona, per la prima volta. Visto che siamo arrivati all'arroganza di cancellare territori. Beh, questa è la mia idea. Questa è la mia idea. Nicola, i cittadini poi decidono e mettono ordine, facciano liberamente come è giusto che sia. Parliamo un po' di questioni regionali? Certo. Sei l'assessore, ti ricordo, certo, regionale? Certo, sono l'assessore. Come si fa a lavorare senza il vicepresidente? Eh? Come si fa a lavorare però senza un vicepresidente? C'è il presidente che peraltro ha assunto pure la responsabilità, certo, di gestione del Dipartimento dell'Agricoltura, che è una cosa molto importante. Ma io sono stato contento che l'ha presa lui questa delega di interim, perché siamo in un momento di grande difficoltà. La siccità non è una cosa che leggiamo sui giornali, è una cosa che arriverà come tema caldo e che farà scoppiare e che può demolire anche l'immagine della Sicilia, stai attento. Spiega meglio. E certo, e se noi viviamo di turismo, in un posto dove si fa turismo, certo, c'è poca acqua, non è che una... e quindi ci dobbiamo attrezzare. Quindi la mia proposta è stata di chiedere al Presidente di governare lui questa cabina di regia, che per ora è la cosa che più mi preoccupa. Molto di più dei diplomifici, di tutte queste cose che si leggono, che sono vergogne inaudite, ma... Certo, ci stiamo cafurdando. Obiettivamente non ti fa mancare nulla. Per quanto cafurdando riguarda la questione dei diplomifici, Cesare è arrivato tra un pochino. Ci stiamo cafurdando. No. Cioè, non me lo quindi da un punto di vista legale, intendi? O da un che io che uso la frusta, no. Nicola. Però da quale punto di vista? Abbiamo costruito un meccanismo di verifiche. Okay. Lo abbiamo fatto l'anno scorso in silenzio, senza dirlo a nessuno. Ora se ne comincia a parlare. Come dire, tutti quelli che vendono diplomi o si comprano ragazzini per farli iscrivere nelle classi dove poi l'esame è fittizio, chiuderanno. Senza se e senza ma. C'è stato pure lo scandalo dell'università. E infatti... Aspettavano che arrivasse Mimmo Turano per fare saltare tutta una serie di cose. Il Dipartimento della Pubblica Istruzione, che chiaramente si occupa anche di università, non è stato coinvolto in quello scandalo. Certo. Però è una questione che attiene, certo, alle tue competenze. Se qualcuno anche ha dato le autorizzazioni ad una fantomatica università che apre in Bosnia e fa laureare ragazzi a Trapani prendendosi soldi e poi non riconoscendo il titolo, dovrà, come dire, rendere conto della propria condotta e del proprio operato. E per questo ci pensa
la Procura della Repubblica. Senti, ritornando, rimanendo nel tema delle scuole, appunto, poco fa dicevi tu, accennando, dicevi, si comprano, tra virgolette, i ragazzi, che poi non tanto tra virgolette, per avere appunto più numeri, togliendoli poi alla scuola pubblica. No, si comprano, no, voglio essere chiaro. Se Ci li sono ragazzi che accattivano, sono scecchi, no, scecchi, che ok. vengono bocciati il primo anno, bocciati il secondo anno, un ragazzo che è bocciato una e due volte, perché è scecco, perché non studia, poi in 2 mesi si prende 4 anni. E non si può fare. Non si può fare, ma la legge lo permette. E vediamo se questi esami sono regolari. E per fare questo abbiamo lavorato tanto nell'arco degli È ultimi 6 mesi, in un silenzio. crinale molto difficile E da certo, percorrere. soprattutto per quelli che pensano di fare furbetti. Ma che vuoi, Rai? Io penso che un giovane è una risorsa per un territorio incredibile, capito? È materiale esplosivo però, perché un giovane può prendere la strada della serietà, della correttezza, della legalità, della responsabilità, dell'affezione al lavoro, o può pure diventare una sorta di percettore di reddito di cittadinanza, dove vabbè, mi arriva poco, non faccio niente, sto tutto il giorno al bar. Io non, chiaramente non lavoro perché le nuove generazioni possono avere una visione di questo tipo. Stavo per chiederti il problema delle scuole nelle isole minori, per esempio nelle piccole comunità, dove purtroppo non ci sono grandi numeri e le scuole tendono ad essere Vedi, sempre più chiuse. Nicola, dobbiamo essere chiari su questo punto. Ci sono una serie di interessi che hanno un bilanciamento contrapposto. E se in un'isola minore ci sono pochi alunni, noi dobbiamo garantire l'istruzione, ma l'istruzione per un bambino non è soltanto leggere il libro d'italiano o avere la professoressa d'italiano che ti interroga, e fare comunità, andare in una classe, avere relazione con i compagni, fare la ricreazione, uscire fuori in uno spazio aperto, incontrare altri ragazzi. E quindi io cercherò in tutti i modi di garantire nelle isole minori l'istruzione. Ma non posso continuare a mantenere sclassi con una, due, tre bambini, perché poi quei bambini non hanno una vita sociale che li proietta in una comunità o in una collettività. Quindi? È No, molto complicato gestire. Stai attento, però assolutamente, mi rendo conto, la mi rendo conto. prossima settimana sarà pubblicata una circolare che vede dei criteri premiali per le isole minori. Quindi la prossima settimana sarà pubblicata una circolare dove si possono realizzare auditorium, mense, palestre, spazi comuni, biblioteche, laboratori, e nelle varie premialità che io ho inserito ho previsto appunto anche un, come dire, punteggio aggiuntivo per le isole minori, perché io mi rendo conto che non si può sopprimere una scuola. Faccio un esempio: ad Ustica c'è una scuola di 103 alunni, 103 alunni che vanno dalla prima elementare alla terza media, e io ho mantenuto la presidenza, cioè l'autonomia scolastica. Poi nella stessa provincia ho accorpato nella città di Palermo alcuni istituti che fanno 2.000 alunni, e mi sono posto il problema: ma è giusto tenere nella stessa provincia una scuola con 100 alunni o una scuola con 2.000 alunni che hanno problemi molto diversi? Poi ho detto: ma perché Ustica si può dire che è provincia di Palermo? Ustica è Ustica, e lo stesso vale per Favignana, per Levanzo e per Marettimo. Lo stesso vale pure per Pantelleria. Quindi è molto complicato bilanciare gli Certo, interessi di obiettivamente. Una cosa è tutti. fare, diciamo, prendere delle decisioni Quindi con tagli orizzontali, una cosa è andare nei casi specifici. noi troveremo in provincia di Trapani, a Favignana, l'autonomia scolastica per una scuola piccola che fa 300 alunni. E poi troveremo a Trapani una scuola che per avere l'autonomia deve fare 1.500 alunni, però Favignana è una cosa e Trapani è un'altra Mi cosa. sento di dire che sono d'accordo sulla valutazione, certamente, non c'è dubbio. A proposito di autonomia, se l'avevi detto e poi l'hai posto in essere, hai cambiato anche i parametri, insomma, delle sovvenzioni, diciamo così, agli istituti. Ritorniamoci sulla questione, spieghiamolo meglio, perché lo abbiamo detto più No, volte. alludi a una cosa per ora che è di grande attualità. Molti dicono che io ho finanziato le scuole,
paritaria alle scuole private in danno alle scuole pubbliche. Notizia falsa. È vero che io ho incrementato il capitolo del bilancio ad alcune condizioni. In Sicilia ci sono 500 scuole private, che sono veramente tante, e io ho deciso di finanziare soltanto le scuole elementari e le scuole medie. Non finanzio gli istituti superiori, ma una domanda: come si può pensare di finanziare gli istituti superiori se prima non si verifica quanti scuole sono diplomifici? Quindi non ho finanziato le scuole superiori, nonostante la legge prevede che il biennio oltre la terza media possa essere finanziato, non l'abbiamo finanziato. In Italia il contributo annuale che si dà ad una scuola in tutta Italia è di 18.000 euro. Io ho trovato che alle scuole siciliane davamo soltanto 7.000 euro. Non avevo i soldi per portarlo a 18.000 euro, le ho incrementate di 5.000 euro. Quindi arriviamo a dare 12.000 euro, che è ancora sotto la soglia dello standard italiano. Quindi non è vero che noi finanziamo diplomifici. Noi finanziamo la scuola privata con dei parametri stringenti rispetto al resto del paese, perché abbiamo pochi soldi, ma è giusto che loro possano averli, perché le scuole elementari e le scuole medie svolgono una grande funzione. Così come abbiamo finanziato gli enti di formazione che si occupano della dispersione scolastica. Ci sono ragazzini che non vogliono andare a scuola per mille ragioni, e abbiamo fatto un grande progetto sulla dispersione scolastica, e che fanno? Se ne vanno negli enti per acquistare un mestiere. Fanno i parrucchieri e gli estetisti, e noi abbiamo finanziato queste scuole. Ma non possiamo finanziare solo parrucchieri e estetisti, quindi gli ho detto di diversificare, e gli enti di formazione stanno cominciando a costruire qualifiche diverse, anche per chi è in obbligo scolastico. Senti, visto che hai provato la bellezza e l'ebbrezza dell'intelligenza artificiale per lo spot, ritorniamo a bomba all'inizio della trasmissione, non pensi che la Sicilia possa e debba diventare, un po' si sta facendo qualcosa, ma possa e debba diventare una sorta di polo sperimentale sulle intelligenze artificiali in generale? Potrebbe essere una strada per seguire. Posso dirti una cosa, l'intelligenza artificiale è una cosa di cui sentiremo un gran parlare, ma la tecnologia è così avanzata ed è così sviluppata che le scuole siciliane sono veramente all'avanguardia. Spiega. Su tutto. I corsi che abbiamo autorizzato. Beh, lì sembra, insomma, ogni scarafone è bella mamma sua, la soia. È bello dire così, voglio vedere i fatti. Noi stiamo parlando di istruzione. Quindi che una mamma possa pensare che il suo bambino è il più bravo e il più bello del mondo è un fatto di sentimento naturale. Anch'io sono così con i miei figli. Poi la società mette ordine e l'opportunità è quella che dobbiamo dare a tutto. Io faccio l'assessore alla pubblica istruzione, non posso premiare un bambino perché è un potenziale genio e non dare la stessa opportunità a un altro bambino che invece non ha le stesse caratteristiche dell'altro. L'istruzione va garantita a tutti, poi crescendo, ognuno con la propria abilità si saprà fare valere. Però quando tu dici la scuola siciliana è all'avanguardia, certo, Tendi a dimenticare che ci sono un sacco di istituti dove ci piove dentro, dove i termosifoni non funzionano, dove... Parli di edilizia scolastica. Edilizia scolastica, scusa, ma rientra pure nella scuola, un minuto. Dove mancano i laboratori, mancano le specializzazioni. Posso parlare? A me fa piacere che tu abbia questa visione e spero di essere intorto io, di non avere parametri giusti però. Hai perfettamente ragione. Su questo punto però io devo essere chiaro. Io ho un ufficio speciale che è dedicato all'edilizia scolastica. Ora, gli immobili delle scuole, per legge nazionale, sono di proprietà dei comuni e di proprietà delle province. La regione non ha scuole. Questo non significa che la regione, con i soldi che ha, non possa... Con una piccola annotazione, se mi permetti, assessore, la regione non ha le scuole, ma i commissari straordinari delle ex province. La regione dovrebbe dire ai commissari, Bedumeo, visto che parliamo sempre di siciliano, guarda che abbiamo le scuole in difficoltà, procedi. Vedi, il commissario è nominato dalla regione, ma non è che la provincia ha perso la propria funzione.
La vergogna è che i cittadini non possono nominare il proprio rappresentante. Ora ci arriviamo negli ultimi minuti. Siamo arrivati lì al paradosso che la democrazia è un costo. Ora ci arriviamo, non andare oltre, finiamo il discorso della scuola. Lo sto facendo. Quindi che ha fatto la regione? Ha fatto un programma per finanziare le scuole, anche se le scuole sono dei comuni e sono delle province. Quindi quando io poc'anzi ho detto che pubblicheremo martedì una circolare per 30 milioni di euro in favore delle scuole, sto dicendo che i comuni e le province possono presentare i progetti per ammodernare le scuole e realizzare le mense. E se un comune presenta un progetto per fare la mensa, sai che cosa succede? Che quella scuola diventa a tempo pieno, perché lo Stato ha l'obbligo di garantire il personale per farla funzionare pure durante il pomeriggio, il che significa che diminuisce la dispersione scolastica. E io sto facendo il mio lavoro, finanziando palestre, finanziando mense, finanziando auditorium, perché le scuole siano sempre aperte, mattina e pomeriggio. Beh, non possiamo che augurarti davvero buon lavoro e che vengano realizzati tutti questi progetti. 5 minuti appena alla fine della trasmissione. Province di secondo livello, con elezione di secondo livello, quindi si possono candidare solo i sindaci. Guarda, io lavoro perché... Cioè, è un fallimento, praticamente. Posso parlare dopo 10 anni di vergognoso commissariamento? Guardate bene, posso dirvi una cosa? A testimonianza di quello che dico, io oggi ancora sono l'ultimo presidente della provincia e sono passati 10 anni dal 2012. Io mi sono dimesso nel 2012. Dal 2012 al 2024 sono passati 12 anni e ancora si parla dell'ultimo presidente, non l'ex, l'ultimo, perché sono stato l'ultimo presidente. Ma ti pare un paese normale? Io non mi pare una pazzia. Quindi dobbiamo ritornare all'elezione diretta. Perché non ci possiamo ritornare? Perché c'è un cavillo che va cambiato della legge. Il Parlamento nazionale deve cambiare questa legge e noi aspettiamo che lo cambi. Ma siccome ormai sono passati 10 Allora votiamo, votiamo con un sindaco qualunque che possa diventare e fare anche il presidente della provincia. Però io sono convinto che da qui al prossimo anno si voterà di nuovo per le province. Quindi in autunno andiamo alle elezioni di secondo livello e poi l'anno si farà una legge per fare questo e poi successivamente proveremo ad avere il presidente direttamente eletto dal popolo, che è una cosa seria. Il popolo si rispetta, si serve quando tu hai un mandato e realizzi le cose che hai detto. Se ci pensavate prima, invece di andare a Bruxelles potevi riprovare la strada della provincia. Ma posso dirti una cosa? Io non sto andando a Bruxelles, io sono candidato. Candidato, poi certo, le persone decideranno se votare o no. Certo, no, non te la stavo tirando. Io ho detto che ci metto la faccia, oltre questo non posso fare. E sono uno coraggioso che non si tira indietro dinanzi a scommesse che a volte sembrano impossibili. I cittadini lo devono decidere, i cittadini di questa provincia. Se i trapanesi pensano che mi eleggono i catanesi o i palermitani, possono stare tranquilli che questo non succederà. Se i trapanesi votano per l'unico candidato che possono eleggere, per la prima volta ci insegnano l'educazione a quelli di fuori che non candidano nessuno. E questo è quello che voglio fare io. Quindi io sono chiaro. Qualcuno dei cittadini può pensare che io sono uno che salta il fosso, fa il voltagabbana. Non è la mia storia. Quando faccio una cosa me ne assumo sempre la responsabilità, ma se non ci sono i voti della provincia di Trapani, non vinciamo questa partita, non la vinciamo. Grazie onorevole Turano, è sempre buonasera, un piacere. Buonasera, grazie a te e agli amici che mi hanno ascoltato. Quando ci rivediamo? Quando vuoi tu, oramai siamo in un momento elettorale, non so come si... siamo già in par condicio, la materia della par condicio, non vedo l'ora di avere... E di essere invitato in questo studio con un confronto, con un confronto con gli altri candidati per capire se questi candidati vengono da Palermo, da Catania, da Siracusa, da Messina, da Caltanissetta o se ci sono candidati locali che invece possono fare valere le proprie ragioni come me. Vediamo quanti ce ne sono, poi ci confrontiamo, ci sediamo e vedremo di capire chi è il candidato che può rappresentare questo. Va bene, ci salutiamo in quattro lingue, quindi goodbye, auf Wiedersehen,
A bientôt, a sta pronto. Facciamo in cinque lingue. Buona serata a tutti. È stato con noi l'onorevole Mimmo Turano, assessore regionale alla formazione e alla pubblica istruzione. Tra qualche giorno potremo ufficializzarlo, penso, come aspirante eurodeputato. Grazie e grazie a voi per aver seguito questa trasmissione.